Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ha fatta molta strada, però io le chiedo un giudizio sul primo anno della prima donna a Palazzo Chigi. Beh, forse è scontato dire che mi aspettavo un po' di più, ecco, un po' meglio. Perché è una donna o perché era Giorgia Meloni? No, perché, vabbè, insomma, intanto io ho sempre detto che io giudico i politici per le cose che fanno. Certo, se sono donne le giudico con una benevolenza maggiore in qualche modo, no? E per me è stata una conquista per l'Italia che una donna fosse Presidente del Consiglio. Però devo dire che dal punto di vista politico avrei preferito un uomo che faceva cose migliori. Ecco, questo purtroppo devo dirlo dopo un anno perché ci siamo... No, anche perché qual è il valore aggiunto di una donna in politica che ha alle spalle la storia che appunto anche il film racconta? Se non quello di... Allora, noi siamo state marginali? Quindi gli ultimi dovrebbero essere messi al centro. Ora, questo governo è veramente il governo che si accanisce contro i poveri e che cede di fronte alle lobby, di fronte ai ricchi. Noi donne siamo state a lungo tempo nella vita della famiglia dedicate alla cura. Io penso che la cura sia uno di quei contenuti della politica moderna. Cioè, se devo spiegare... incontro molto le scuole in questo periodo, ma se devo spiegare che cos'è la politica ai ragazzi che si devono appassionare, glielo spiego dicendo che è un modo per prendersi cura degli altri, no? Della comunità. Ecco. Allora, io vedo questo paese molto abbandonato in realtà in questo anno, perché io capisco che Giorgia Meloni è stata costretta ad occupare molto del suo tempo per accreditare se stessa, per accreditarsi presso gli Stati Uniti d'America, per accreditarsi verso l'Europa. È stata più orientata verso fuori che sì, verso dentro? Secondo me ha dovuto perfide, in qualche modo... Cioè promuove sì, se stessa, ma anche l'Italia. Assolutamente. Beh, insomma, promuoverebbe l'Italia se facesse le scelte giuste. Io in questo anno ho visto abolire il reddito di cittadinanza, rifiutare il dialogo con le parti sociali e con le minoranze sul salario minimo, presentare un disegno di legge sul fisco che è assolutamente incostituzionale e che va verso i forti, affermare come in questi giorni, a parte dopo il pizzo vero di Stato, affermare in questi giorni che loro combattono l'evasione vera e non quella presunta. Intanto si rassicurano quelli dell'evasione presunta, ma la lotta a quella vera io non la vedo. L'extraprofitto era stato introdotto sulle banche, abbiamo visto come è finito, ma la domanda è: perché non a chi produce le armi, che in questo momento stanno guadagnando moltissimo, perché non alle case farmaceutiche che si sono arricchite con dei vaccini che costavano 2,50 euro, abbiamo pagati 25. Lei è ex ministro della sanità. Ma queste cose le sanno tutti ormai. Perché non contro appunto gli extraprofitti di chi ha speculato sull'energia? Che dobbiamo dire? Le donne, le famiglie, questa retorica sulla vita, sulle famiglie, sui figli, e non c'è in questa legge di bilancio, non niente c'è nulla. Sostegno. Anzi, vediamo allora. Si peggiora la situazione. Vediamo perché a proposito di.